No, io volevo dire quello che faremo da subito come programma, nel senso che come momento ora scopriremo la targa della nostra nuova struttura a Pianopoli, che è dedicata a Nelson Mandela, ed è diciamo anche una cosa a cui teniamo a sottolineare anche per il periodo nel quale ci troviamo, e rispetto al fatto che partiamo alcune cose che caratterizzano la CGIL, che non siamo un diciamo, sindacato che è indifferente a quello che succede in Italia o nel mondo, siamo un sindacato che ha delle idee e dei valori sui quali si è costituito, si è fondato e che li riaggiorna nei tempi odierni, e quindi insomma, facciamo delle cose che sembrano banali, ma non lo sono. Per noi è molto importante fare la cosa che Francesco ci aiuta a fare tra un po'. Dopodiché entriamo dentro e diamo diciamo, inizio alle danze, faremo promesso interventi di 3 minuti per spiegare quello che sarà poi l'attività vera della Camera del Lavoro, e poi insomma ci mangiamo un pasticcino, che è stato, è la torta pure, insomma, quindi va bene. Grazie intanto davvero di nuovo di essere qui stasera, è una cosa importante per noi, diciamo, visto un po' di partecipazione il giorno in cui iniziamo a insediarci. Perché Pianopoli e perché insomma questo tipo di scelta oggi? Noi da 4 anni ormai siamo partner del Calafrica, che si è spostato a Pianopoli da un paio d'anni. Seguiamo l'esperienza del Calafrica perché seguiamo i ragazzi che attraverso l'associazione Migrazione mettono in campo delle idee di natura culturale che sono molto vicine a quelle che sono le idee della CGIL. E dentro questo insomma seguono un pezzo anche che quello che riguarda la migrazione, che è un argomento importante, assolutamente importante per il nostro mondo. Il Calafrica ci ha aiutato a entrare in quelle dinamiche, nel senso che ci ha aiutato a rappresentare meglio, e continueremo. Purtroppo non c'è Abdullo, che è stato trattenuto al centro di prima accoglienza perché è un mediatore culturale, ma continueremo a difendere i diritti delle persone, che per noi non ha differenza né la razza né il colore né l'orientamento di genere sessuale di una persona, ma hanno importanza le persone, l'umanità, i loro diritti, e continueremo anche qui a rafforzare questa nostra azione di tutela. La Camera del Lavoro di Pianopoli è nata perché l'ha voluto portare Francesco insieme a noi. Io lo ringrazio davvero per quello che ha fatto finora, perché quello che vedete insomma è frutto di un lavoro volontario, di un lavoro manuale di Francesco e Marco, che si sono messi diciamo a fare chi il pittore, chi il mobiliere, per provare diciamo a offrire alla CGIL questo tipo di struttura e offrirla ai cittadini di Pianopoli. E nasce per queste ragioni, nasce per appunto poi tutelare le persone dal punto di vista della tutela individuale, cioè dei diritti che hanno nei confronti degli istituti. Poi Marco, il direttore dell'INCA di Catanzaro, fresco di nomina e già insomma, operativissimo, ci dirà un po' quali sono le attività che si faranno. Dicevo, nasce su questo obiettivo, e l'idea è appunto quello di rafforzare la tenuta diciamo, strutturale, la struttura organizzativa della CGIL, quella di aumentare la rappresentanza della CGIL, perché siamo convinti che attraverso questo tipo di strutture, e ne abbiamo, siamo convinti, ne abbiamo diciamo, certezza dal punto di vista del fatto che questo è un ennesimo pezzo di struttura che completa diciamo, un quadro che è ricco in molti paesi. In molti paesi noi abbiamo delle strutture che definiamo camere del lavoro, che vogliono essere dei luoghi che non sono l'ufficio del ragioniere che viene a fare la pratica, ma sono dei luoghi in cui i diritti hanno importanza, non le pratiche, ma i diritti, le persone e la loro tutela. Questa si unisce, dicevo, a tutte le altre, e oggi davvero orgogliosamente insomma, siamo qui a dimostrarlo, con, anche con diciamo,
mettendo in campo anche dirigenti dell'organizzazione. Giovanni Ristippo è il responsabile regionale dell'INCA, dell'Istituto di Patronato, appunto, che è emanazione della CGL, ed è qui a dimostrazione del fatto che c'è la volontà di investire su dei progetti come quello di Pianopoli. Quindi io mi auguro, insomma, che questa cosa possa vivere e continuare a crescere. Dipenderà molto dai cittadini, dipenderà da Francesco, dipenderà da noi naturalmente, insomma, come la vogliamo rafforzare e arricchirla di esperienze. L'idea è quella, dentro la struttura già a disposizione, di far diventare la Cassa dei Diritti questo tipo di struttura, di arrivare a dire con le associazioni con i quali ci rapportiamo che questa può essere la Cassa dei Diritti. L'ultimo pezzo, che davvero la smetto, è il fatto che, appunto, siccome siamo dentro il Calafrica e siamo nel contesto del Calafrica, quest'anno, a differenza degli altri anni, proprio perché c'era questa importante occasione a Pianopoli, abbiamo deciso di fare un programma che è parallelo e di aiuto, diciamo, tra virgolette, mette degli argomenti insieme al Calafrica nei tre giorni del Calafrica. Il primo che è la mostra fotografica, che in parte è stata allestita e domani sarà allestita proprio a mo' di mostra. Noi abbiamo voluto semplicemente richiamare, fare un richiamo in questo momento, ma è uno degli appuntamenti. L'appuntamento più importante dopo di questo di oggi è un dibattito che insieme all'Associazione Radicale di Certi Diritti, Marco Marchese è l'operatore che in questo momento si sta inquadrando, ma è il presidente dell'Associazione Radicale di Certi Diritti, e grazie, diciamo, alle collaborazioni con l'associazione e tutto quello che abbiamo fatto insieme, domani a Pianopoli ci sarà Gigliola Toniolo della CGL Nazionale in un dibattito sull'omofobia e le coppie di fatto, tra virgolette, come vengono, diciamo, definite. Perché? Perché abbiamo oggi, diciamo, festeggiato, tra virgolette, ma domani ufficializziamo con quel convegno, il fatto che il Comune di Pianopoli ha aderito a Redi, che è la rete, appunto, che si occupa di, in Italia, di analizzare le politiche di genere, di stare nelle politiche comunali, nelle azioni che si faranno, di stare, di avere un occhio di riguardo a quel tipo di politiche e di seguire, appunto, delle linee che stanno a tutela di queste esperienze. Poi domani, naturalmente, insomma, Marco sarà quello che gestirà il dibattito, è un modo per invitarvi alle 18.30, e lo faremo nell'area, non dentro la Camera del Lavoro, ma nell'area più vicina all'Expo del Calafrica. Parcheggio Posta. Nel parcheggio della Posta. E lì, insomma, inizieremo a mettere un po' di pepe dentro gli argomenti che riguardano la vostra comunità. Lo facciamo, appunto, per presentarci da subito come, come la CGL che vogliamo essere nel nostro territorio. Un'organizzazione, appunto, che è aperta, è questo che stiamo cercando di costruire, per cui l'invito a frequentarci, a starci vicino, a sostenerci e a dirci, insomma, naturalmente, no, anche le cose che non andranno dentro questa esperienza, però di non mollare il sindacato, di non mollare l'idea che il sindacato sia utile. In questo momento, in questo paese, la discussione spesso è diversa rispetto al sindacato. Noi pensiamo, e lo facciamo, appunto, con quella passione, con quel lavoro che vi ho detto prima, insomma, quando siamo entrati in questa sede non era, come la vedete, c'è ancora fresca la puzza di vernice, no, perché c'è stato sudore, c'è stato impegno soprattutto volontario e passionale rispetto a chi decide di militare nella CGL. Per questo e per altri motivi anche che fanno, diciamo, al di là del nostro mondo, no, dell'impegno che uno ci mette, ma per il motivo per cui è utile la democrazia, noi diciamo, insomma, state vicino al sindacato, criticatelo quando c'è da criticarlo, pungolatelo perché, insomma, è così che bisogna fare, ma stiamo dentro le organizzazioni sindacali perché differentemente le condizioni di vita nostre, dei lavoratori, dei pensionati, della gente che tentiamo di rappresentare, sicuramente non saranno migliori se non c'è nessuno che ne parla, nessuno che li rappresenta. Grazie, l'ho fatto abbastanza lungo.
dove l'agricoltura non decolla e dove diventa sempre più, più forte la presenza di lavoratori immigrati che molte volte vedono espressi i propri diritti più elementari. Il voler restare la Camera del Lavoro a Nelson Mandela rafforza proprio quei principi che sono propri della CGIL e soprattutto della CGIL e della Zero, che è molto impegnata in questo settore, e sono principi di pace, di legalità, di uguaglianza e di integrazione. Conoscendo Giuseppe, Marco e Francesco, sicuramente entro breve tempo questa Camera del Lavoro diventerà punto di riferimento per la città, per il comune di Pianopoli, per il comprensorio e per i tanti lavoratori che in questo comprensorio gravitano. Spero che questa Camera del Lavoro diventa viva, diventa punto di riferimento per lavoratori, pensionati e giovani, perché attraverso solo la cultura della legalità e del lavoro ci si può riscattare, si può costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Quindi un ringraziamento di nuovo a Giuseppe, a Marco e a Francesco per quello che hanno fatto e per il lavoro, che sicuramente sarà difficile, ma sarà fatto con passione e sarà dedicato sicuramente alla difesa dei diritti che molto spesso vengono calpestati e molto spesso sono diritti inespressi, perché non sempre sappiamo quali sono i nostri diritti, e la CGIL è qui a posto per difenderli e per aiutare a riscattarli. Grazie di nuovo. Buonasera a tutti, io sono Francesco invece e sarò il responsabile di questa sede. Sicuramente non sono ancora bravo ad espormi come lo sono loro, però vorrei ringraziare. Prendici subito. Ringraziare chi ha collaborato alla realizzazione di questa sede, sia il segretario Giuseppe che il direttore provinciale Marco, che mi ha dato una mano materiale a realizzare questa sede. In un contesto come questo del Calabria sono veramente onorato a inaugurare questa sede proprio a Nelson Mandela. Una persona che ha speso la propria vita in lotta dei diritti politici e sociali. Concludo augurando sia a me un buon lavoro che ringraziandovi di essere tutti qui oggi. Grazie. Io ribadisco i ringraziamenti che ha già fatto chi mi ha preceduto, però io volevo aggiungere altre due persone ai volontari che hanno reso possibile questa inaugurazione oggi. La prima è la signora Angela che ci ha dato, che è lì fuori, che si sta vedendo, che ci ha dato la disponibilità. Alla serie dei volontari che ci hanno aiutato alla sede c'è il signor Michele, che non vedo dove è andato, comunque c'è il signor Michele che ci ha dato una grossa mano fattiva per sistemare. Anche la signora Floriana, che, di cui fra un po' degusteremo tutti questi dolcini che ci ha fatto. Un applauso. Allora, questa Camera del Lavoro nasce in un'ottica molto importante, in un'ottica che la CGIL sta perseguendo da tanto tempo, un'ottica di radicamento sul territorio che vuol far sì che ci sia una ramificazione capillare dei diritti che riusciremo a portare avanti anche nella città di Pianopoli, anche e soprattutto a questa Camera del Lavoro. Questa Camera del Lavoro nasce soprattutto dall'esigenza di molti di voi che ora siete qui in questa sala, che spesso me lo dicevate quando apriamo a Pianopoli, finalmente ora abbiamo aperto a Pianopoli. Questa sarà una Camera del Lavoro che, come dicevano prima i compagni che mi hanno preceduto, sarà una Camera del Lavoro globale, una Camera del Lavoro che partirà dalla tutela agli immigrati e per arrivare ai settori prettamente tecnici, quindi i settori del patronato e il settore dell'assistenza fiscale. Il settore del patronato, e quindi andiamo a parlare concretamente, forniremo assistenza per quanto riguarda le domande di pensione, disoccupazione, malattie, maternità,
porteremo assistenza per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, e in più per quanto riguarda la parte fiscale andremo a fare tutta l'elaborazione dei 730, degli Unico, dei modelli ISE, eccetera eccetera, delle successioni e tutto quello che ne consegue. Per non farvi lunga, io vi ringrazio nuovamente di essere stati, di essere qui, e andiamo a staccare la parte.